Salve, vediamo oggi che cosa si può fare con il software Active Inspire per iniziare e cominciamo a vedere gli strumenti di base del software e chiediamoci che cosa si può fare con una LIM. Con una LIM si possono fare infinite cose. Ricordiamoci che la LIM è una lavagna online. Come prima cosa possiamo cominciare a scrivere e per scrivere con una LIM disponiamo di quattro modi per scrivere. Possiamo scrivere a mano libera, scrivere con il riconoscimento della grafia, scrivere con la tastiera come si può fare su un normale computer o scrivere anche con la tastiera a video. Iniziamo a vedere com'è possibile scrivere a mano libera. Dalla barra degli strumenti laterali possiamo selezionare la penna. Selezioniamo la penna, il colore con il quale desideriamo scrivere, ad esempio il rosso, e scrivere. Possiamo modificare il tratto della nostra penna, renderlo pertanto più sottile o meno sottile. Abbiamo anche la possibilità di cambiare il colore del nostro tratto. Ma possiamo anche inserire il testo con la tastiera. Per fare questo, spostiamoci con il cursore sul T di testo. In alto ci comparirà la barra di formattazione del testo in cui potremo andare a selezionare il tipo di carattere, le dimensioni del carattere. Possiamo scegliere se avere un carattere in grassetto, in corsivo, un carattere sottolineato, un apice, un pedice. Abbiamo la possibilità di selezionare il colore del carattere e tante altre cose che ora, man mano, vedremo. Cliccando sul video, io posso scrivere come se fossi ad un normale computer. Cliccando due volte posso selezionare la parola ed aumentarne le dimensioni del carattere semplicemente con un clic o anche diminuirne. Posso sottolineare il mio testo, trasformare il testo da corsivo, selezionare il grassetto o deselezionare. Ampliare lo spazio di scrittura utilizzando la maniglia e allineare il testo, ad esempio, al centro, tutto a destra, tutto a sinistra. Ma ancora possiamo inserire elenchi puntati, ad esempio selezionando quadrati piedi. Possiamo scrivere elenchi puntati. Utilizzando il tasto Seleziona tutto, possiamo selezionare e modificare ulteriormente il nostro testo, ad esempio togliendo il sottolineato. Abbiamo anche la possibilità di agire sull'interlinea. Aumentare l'interlinea o diminuirla. Aumentare il rientro o diminuire il rientro. Sempre utilizzando la barra di formattazione è possibile anche inserire dei simboli. Cliccando sul simbolo sigma e selezionando vari
oggetti possiamo avere la possibilità di inserire, ad esempio, lettere dell'alfabeto greco o anche simboli matematici. Tante altre cose, gli orologi, o anche altri formati di elenchi puntati. Così qualora volessimo inserire una domanda potremmo anche creare degli elenchi a discesa e dei test a risposta multipla. Ancora con la funzione testo è possibile, ad esempio, utilizzare gli apici ed i pedici per scrivere, ad esempio, una potenza o per scrivere una formula chimica. Esattamente come si può fare con qualsiasi altro software di videoscrittura.